Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfre e bentornati anche oggi nella mia cantina. Quest'oggi cominciamo con la, quanto ho capito, molto atteso corso di verniciatura. Come avevo già anticipato, partirò proprio dalle basi, quindi dalla scelta della pistola, da come è composta. Allora, partiamo col dire. Io ho acquistato questa pistola qui, di cui per il momento vi metto il link di Amazon. Vi invito però ad aspettare ad acquistarla, perché la testeremo durante il corso di verniciatura se va bene o meno, e a quel punto saprò se consigliarvela o meno. Le pistole a spruzzo intanto si dividono in due macro categorie, diciamo, perlomeno quelle che interessano a noi, perché sarebbero molte di più in realtà, però cominciamo a stabilire due categorie per le pistole a spruzzo. Quindi abbiamo le pistole a sifone, queste qua con la tazza sotto, e le pistole a caduta, quelle con la tazza sopra. La differenza è abbastanza sostanziale, in quanto le pistole a sifone hanno questa cannula che entra per intero nella tazza e risucchia la vernice grazie al passaggio dell'aria in questo tubicino qui. Crea una bassa pressione e risucchia la vernice che verrà poi sparata da qui. Secondo me queste pistole sono un pochino scomode per noi hobbisti, in quanto la zona da pulire è molto elevata, perché abbiamo la tazza, tutta la cannula e il suo interno, tutta questa zona al di sotto, in più tutta quest'area all'interno. Quindi per questo corso di verniciatura noi lasceremo da parte le pistole a sifone. Vi consiglio infatti di comprarne una caduta, come ho fatto io. È molto più pratica, in quanto, esclusa la tazza, che ne esistono di usa e getta se vogliamo, se non vogliamo tutte le volte pulire la tazza in plastica, abbiamo solamente questa parte qui da pulire, la parte quindi dell'ugello, della parte davanti e dall'imboccatura della tazza. Partiamo quindi a vedere come è fatta una pistola a spruzzo per riuscire a capire meglio anche il suo funzionamento. Prima di cominciare con questa prima puntata del corso di verniciatura, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, di commentare per farmi sapere una vostra impressione e per dirmi qualcosa su cui siete incerti sulla verniciatura a spruzzo, in modo che potrò trattarla in un futuro video, perché ho già in programma di farne diversi, e naturalmente di mettere like qualora i miei video vi piacciono. Cominciamo vedendo come è fatta la pistola a spruzzo. Allora, cominciamo col vedere cosa mi hanno dato in kit con la pistola. Quindi, a parte la pistola completa, abbiamo dei sacchetti con vari accessori. Quindi l'attacco rapido per i tubi dell'aria, questo microfiltro che andrà inserito nella tazza, vi faccio vedere dopo come, ma non mi piace affatto così piccolo, infatti mi sono già dotato del suo corrispondente più grande, serve per filtrare la vernice per non far finire impurità nel nostro fascio di spruzzo. Questa chiave per gli ugelli, fondamentale, non svitate mai gli ugelli con pappagalli e simili, usate sempre le chiavi. Uno spazzolino, che presumo serva per andare poi a pulire le varie parti che andranno a contatto con la vernice, mi ha fatto abbastanza ridere vederlo, perché vi consiglio comunque di dotarvi di alcuni scovolini che vedremo poi nella fase, in un futuro video, per la pulizia della pistola. E cosa molto importante, gli ugelli di ricambio con ago e mascherina frontale. Questa pistola è infatti dotata di tre ugelli, quello che monta, che adesso non so qual è, ma vi dirò le misure degli altri due. Quindi grosso modo in questo kit abbiamo un ugello da 14, uno da 17 e uno da 20 o 21, ora non ricordo, ma è abbastanza simile comunque. Il diametro dell'ugello è questo qua, quindi niente altro che il diametro interno dell'ugello, appunto, da cui uscirà la vernice. Come è composto? Da questo foro interno uscirà la vernice e da questi sei forellini disposti ai lati uscirà l'aria per comandare poi il nostro fascio, che sarà comandato da qui. Normalmente le pistole hanno anche due forellini di qui e di qui,
o due e basta, oppure quattro sulla parte frontale. Questa invece ne presenta ben 8 a cerchio. Adesso non so come si comporterà spruzzando, però presumo che chi se l'è studiata abbia studiato un sistema di regolarla al meglio. Quelle che uso io a livello professionale hanno 4 forellini invece che il circolino in centro. Ho notato ora che la grandezza degli ugelli è scritta qui sotto sulla mascherina, quindi 1,7, 2,0 e quindi questo montato è l'1,4. A cosa serve intercambiare i vari ugelli? Questa pistola è parecchio polifunzionale perché un ugello, per esempio, da 1,4 come è montato ci permette di usarla come pistola da ritocco. Un ugello da 1,7 è ottimo per la verniciatura, quindi diciamo le laccature o finiture che necessitano di una buona vaporizzazione della vernice, e un ugello da 2,0 è ottimo per i fondi. Quando bisogna caricare, bisogna dare una buona quantità di vernice o anche dare finiture che possono anche essere abbastanza grossolane, come per esempio sono gli effetti poro aperto, va benissimo un ugello da 2,0. Quindi con questa pistola possiamo già permetterci il lusso di fare diversi tipi di lavori. Cominciamo a scorporare la pistola per capire cosa c'è, com'è composta. La nostra tazza che si avvita, all'interno possiamo andare ad applicare il nostro filtro in questa maniera. Questo filtro filtrerà la vernice prima di mandarla nell'imboccatura, dove poi andrà a finire nell'ugello. In questo modo eviteremo di intasare la pistola o di scaricare sul nostro pezzo verniciato qualche bel grumo che rovinerebbe la nostra finitura. Svitando qui davanti andiamo a rimuovere quella che è la mascherina, uguale identica a quelle che abbiamo smontate, e da qui, sempre con l'apposita chiave, ricordatevi, possiamo smontare il nostro ugello. Svitando tutta questa vite invece in corrispondenza di dove si trova l'ugello, fate attenzione perché all'interno è presente una molla, si può già sentire, vedete, una molla, e spingendo l'ago verso indietro siamo in grado di rimuoverlo. Mi raccomando, se utilizzate la pistola per diversi tipi di vernice, quindi acqua e solvente, questa è un'operazione da eseguire ogni qualvolta la puliamo, perché andremo a pulire sia qui all'interno, qui tutta questa parte, dove ci sono anche questi sono fori da dove faranno uscire l'aria che convoglierà nell'ugello e nella mascherina, e queste parti non verranno sporcate, e la parte più importante è l'ago. Questo ago qui, se l'avete particolarmente incrostato, mi raccomando, non pensate mai di pulirlo con della carta vetrata. Rimuovere del materiale da qui vorrebbe dire perdite, vorrebbe dire malfunzionamento della pistola. Andateci sempre con uno straccetto liscio, possibilmente non abrasivo, e del solvente. Vedrete che verrà sempre bello pulito e la vostra pistola funzionerà sempre a dovere. Un rapido consiglio che vi do è, insieme alla pistola spruzzo, compratevi un bel litro di acetone che scoprirete diventerà il vostro migliore amico nella pulizia della vostra pistola spruzzo. Quando andate ad acquistarla, io vi consiglio, con un panno pulito, di prendere un po' di solvente, che tra l'altro, mi raccomando, è infiammabile e pericoloso. Questo è il segnale di pericolo generico, in ogni caso può creare sfoghi sulla pelle e può irritare la pelle, soprattutto attenzione agli occhi ma anche alle mani. Se lo toccate a mani nude la sensazione sarà quella di freddo, molto freddo. Più è puro l'acetone più sentirete freddo, non è piacevole assolutamente, fidatevi. Potete maneggiarlo anche quando fuori ci sono 40 gradi e vi sembrerà sempre gelato. Comunque, facendo la dovuta attenzione, versate un po' di acetone sul vostro pannetto e passate ogni componente della pistola in ogni sua parte. Questo perché? Perché nella produzione, nell'imballaggio, in qualsivoglia fase della, prima che la pistola arrivi a casa vostra, può essere contaminata da del grasso o da dei residui, e questo comprometterebbe la vostra prima verniciatura o anche le successive, con un fenomeno che si chiama schivatura e che vi farò vedere volutamente in un prossimo video come evitarla e cosa succede quando
quando incappiamo in questo inconveniente. Comunque vi consiglio assolutamente di pulirla. Tra l'altro l'acetone tenetelo sempre ben tappato perché è molto volatile, quindi evapora molto in fretta. Fate molta attenzione perché non è bello avere il laboratorio pieno di vapori di acetone che ha anche un odore piuttosto forte. Quando rimontate la pistola, mai serrare solo a mano l'ugello, ma ricordatevi sempre di stringerlo con la chiave, né troppo forte né troppo piano. Questo invece anche lui non è da svitare con pappagalli o simili, ma semplicemente con le mani. Questo si fa una leggera forza e si serra. Passiamo ora alle regolazioni che ha la pistola. Questa regolazione in parallelo con il vostro ugello, avvitando, chiude la quantità di vernice che voi andate a spruzzare. Quindi vedete, questa leva, se è tutto chiuso, non torna praticamente indietro, fa solo il primo scatto, che è quello dell'aria. Se voi aprite, man mano questa leva indietreggia sempre di più. Vedremo poi nello specifico, quando andremo a verniciare, come regolare ottimalmente il tutto. Questo qui invece, come vedete da questa regolazione posta qui di lato, avvitando chiuderà il vostro fascio, quindi la pistola tenderà a sparare un fascio stretto e piuttosto dritto. Svitando andrà ad allargare il vostro fascio di vernice, permettendovi una stesura diversa. A seconda dei vari casi in cui ci troveremo di fronte, questa è una regolazione molto utile e da saper utilizzare molto bene, in composizione con quella sotto, che è la quantità di aria. Vedete, svitando faccio entrare più aria, avvitando faccio entrare meno aria, e queste due regolazioni sono strettamente correlate. Lo vedremo più avanti, sempre quando vi spiegherò bene come fare per spruzzare, come fare per regolare una pistola in base a cosa c'è dentro e a cosa dovete fare. Collegando la pistola alla canna dell'aria, notiamo come il primo step, questo qui del grilletto, faccio uscire solo aria. Se noi andiamo ad agire su questa leva e la chiudiamo del tutto, noteremo che la pistola non dà aria. Man mano che la apriamo, ci darà sempre più aria. Prima, parlando di questi filtri qui, mi sono dimenticato oltretutto di dirvi che esistono altri modelli di filtri, per esempio quelli che si incastrano dentro la tazza ricoprendo l'intera superficie e hanno il fondo filtrante. Quelli sono molto comodi anche se sono abbastanza difficili da trovare. Oltretutto, alcune pistole qui di lato presentano un attacco per l'aria in questa zona qui di solito, e un tubicino che si collega alla testa della tazza, al coperchio. Questo serve per mantenere sotto pressione la tazza in caso di vernici molto dure e difficoltose da spruzzare. Nel nostro caso, nei futuri video, vedremo come ovviare anche a questo inconveniente pur non avendo magari la tazza con la pistola sotto pressione. Perfetto ragazzi, per questa prima botta, per questa prima tranche del corso di verniciatura è tutto. Spero di essere stato il più esaustivo possibile, anche se magari per alcuni di voi potranno sembrare argomenti banali e già visti, non lo saranno magari per tutti. Ho deciso di volermeli spiegare per facilitarvi le fasi successive di questo corso. Quindi perdonate se qualcuno di voi già sapeva queste cose e ha perso del tempo guardando questo primo video, però una reinfarinatura delle nozioni di base secondo me fa bene per chiunque debba cominciare in questo ambiente, che è piuttosto sfaccettato e ha tantissime particolarità che, conoscendo le basi, è più facile comprendere nel futuro. Quindi ragazzi, vi chiedo di nuovo di lasciarmi nei commenti qualche vostra curiosità sulla verniciatura a spruzzo, in modo da poterla risolvere nei prossimi video. Vi ricordo che tutti i video del corso di verniciatura saranno gratuiti sul canale, non chiederò nulla a livello di donazioni o altro. Vi chiedo solamente, se vi va, di supportare il mio canale tramite i link di Amazon che trovate qua sotto. Mi date una grande mano, soprattutto per l'acquisto delle vernici che utilizzerò nel corso e di altre attrezzature che comunque vedete in tutti i video qui nel laboratorio. Già in molti di voi hanno fatto acquisti dai miei link e li ringrazio caldamente. Quindi per oggi è davvero tutto e come sempre, alla prossima!